Canale 2. Pubblicità. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone, in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affare fatto. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in via dei Platani. GEPA Distribuzione, vendita di bombole a gas e accessori, tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. GEPA Distribuzione, a Marsala, in contrada Conca 340C, telefono 0923 996004. GEPA Distribuzione. BS Legnami offre ai propri clienti servizi per la lavorazione del legno, così da agevolare le realizzazioni di costruttori e imprese che si occupano di edilizia in genere. I servizi di lavorazione del legno vengono eseguiti direttamente in azienda. Realizziamo per i nostri clienti strutture in legno, tetti, verande, gazebi, pergolati, arredo esterno, tavoli su misura. BS Legnami, leader nel settore, si trova in via degli Archi 70 a Mazara del Vallo. Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat a Marsala. Ci troviamo in via Cecea Zaletti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar, officina all'avanguardia di nuove attrezzature. www.canale2.com. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca: fiumi di cocaina tra la Sicilia e la Calabria bloccati dalla Guardia di Finanza di Palermo. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del locale tribunale su richiesta della locale Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 21 persone per le quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Gli indagati sono indiziati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti tramite una strutturata rete operante tra la Sicilia e la Calabria. La indagine
indagini condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo GICO hanno riguardato un gruppo criminale con base operativa nel capoluogo siciliano che sarebbe stato diretto da due fratelli palermitani, figli di uno storico esponente del mandamento mafioso di Villa Grazia Santa Maria di Gesù. Gli stessi sarebbero stati in affari da anni con una famiglia calabrese coinvolta nella gestione del narcotraffico nella provincia di Reggio Calabria e legata da vincoli di parentela con esponenti di spicco dell'Andrina di San Luca, che avrebbe garantito il sistematico approvvigionamento di grossi quantitativi di stupefacenti. L'attività investigativa avrebbe infatti consentito di ricostruire accordi per la fornitura di almeno 10 kg di cocaina al mese destinata al mercato palermitano, che avrebbe generato per l'organizzazione un giro d'affari illecito stimabile in circa 10 milioni di euro all'anno. La sostanza stupefacente, stoccata in depositi dislocati in provincia di Reggio Calabria, veniva trasportata su gomma lungo la tratta Reggio Calabria-Messina-Palermo, abilmente occultata con diversi carichi di copertura o all'interno di sofisticati doppi fondi creati nelle autovetture dei corrieri, accessibili mediante aperture elettromeccaniche. Nel corso delle indagini sono stati tratti in arresto 6 corrieri di droga, operanti anche nel pieno periodo pandemico, sfruttando le proprie attività lavorative, e 2 basisti che custodivano parte della droga a Palermo, con il sequestro di circa 50 kg di cocaina che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato profitti illeciti per oltre 4 milioni di euro. Le Fiamme Gialle palermitane hanno poi proceduto a valorizzare in chiave patrimoniale, secondo una procedura operativa attuata in tutti i settori di servizio, volta a disarticolare in maniera radicale le organizzazioni delinquenziali, gli elementi acquisiti nel corso delle indagini attraverso l'esame, il confronto e l'incrocio di informazioni estratte dalle diverse banche dati in uso al corpo, dalle quali emergeva l'assoluta sproporzione tra i beni nella disponibilità degli indagati e la capacità reddituale dichiarata, chiedendo l'applicazione di misure cautelari patrimoniali. Con lo stesso provvedimento il GIP ha quindi disposto il sequestro preventivo di società, beni mobili e immobili riconducibili agli indagati per un valore complessivo pari a oltre 1 milione di euro. 6 dei destinatari delle misure cautelari infine risultano percepire direttamente o tramite il proprio nucleo familiare il reddito di cittadinanza. In conformità alle disposizioni vigenti, tale circostanza sarà oggetto di comunicazione all'INPS al fine dell'immediata sospensione del beneficio. Ad Alcamo i carabinieri hanno messo in manette un giovane ladro seriale. I carabinieri della sezione operativa di Alcamo hanno arrestato un giovane di 20 anni alcamese con precedente di polizia per i reati di furto aggravato e furto in abitazione. I militari dell'arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emesso dal GIP del Tribunale di Trapani nei confronti del ventenne denunciato pochi giorni fa dagli stessi militari, i quali, coordinati dalla locale procura, hanno raccolto a suo carico gravi indizi di colpevolezza in merito ad una serie di furti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il ventenne sarebbe l'autore di alcuni furti commessi in città. I carabinieri, dopo aver visionato con attenzione e pazienza numerose ore dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della città e attraverso la testimonianza di alcuni cittadini, ritengono che l'arrestato sia l'autore di un furto in abitazione, nel corso del quale sarebbero stati asportati una matassa di filo di rame di circa 100 metri, un trapano a percussione a batteria, un monitor LCD che sarebbe stato asportato ai danni di un'associazione religiosa, dei raccordi in metallo per tubature che hanno causato la rottura del contatore dell'acqua di una società di servizi sanitari. L'uomo è inoltre accusato di aver asportato all'interno di un'area condominiale in uno stabile sito in pieno centro, dove sono stati sottratti una lancia in ottone di un manicotto antincendio e un rubinetto con raccorderia varia. Terminati gli atti di rito, il giovane è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Una donna è stata accoltellata a Catania. Una 24enne è stata ferita con diversi colpi di arma da taglio all'addome nella sua abitazione di Belpasso, in provincia di Catania. L'aggressione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta la notte scorsa al culmine di una lite. Soccorsa, la donna è stata trasportata al policlinico di Catania, dove è ricoverata con la prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. L'ipotesi privilegiata è che il riferimento sia maturato nell'ambito della sfera personale della vittima. Dramma della solitudine a Trapani: una donna è morta nel suo appartamento, il suo cadavere scoperto dopo 2 mesi.
Macabro ritrovamento ieri mattina in vicolo De Normanni a Trapani, nella zona del porto. Il cadavere di una donna di 45 anni è stato rinvenuto in una abitazione. A dare l'allarme ai vicini di casa, insospettiti da uno sgradevole odore che proveniva dall'abitazione. Una volta entrati, gli agenti della polizia hanno ritrovato il corpo senza vita della donna, che non dava sue notizie da circa 2 mesi e viveva da sola a seguito della separazione dal marito. Per il medico legale che ha eseguito l'ispezione cadaverica si tratterebbe di una morte naturale, ma la Procura della Repubblica ha disposto l'autopsia per stabilire l'effettiva causa del decesso. Passiamo adesso alla pagina politico-amministrativa. Convocato dal presidente Sebastiana Giordano, si è riunito questa mattina ed è in corso di svolgimento il Consiglio Comunale di Petrosino. All'ordine del giorno un punto molto importante che riguarda l'efficientamento energetico, il patto dei sindaci per il risparmio energetico, così come ha detto il sindaco nel suo intervento conclusivo. Questo non significa mancato sviluppo per il territorio. Sono numerosi i consiglieri comunali che sono intervenuti. Ci colleghiamo in diretta proprio dove sta ancora parlando il sindaco. Tutta la Sicilia, aree che chiaramente dovranno condividere il pacchetto di risorse che dicevo prima. Nel caso della Sicilia occidentale siamo in 11 e praticamente cosa emerge da questo studio? Emerge una cosa molto interessante, che da Trapani a Castelvetrano è come se fosse alla fine un'unica area urbana, perché abbiamo connessioni e relazioni di tipo sociale, di tipo economico, che fanno sì che quest'area, questo pezzo di Sicilia occidentale effettivamente ha un interesse comune, ha obiettivi comuni e condivide bisogni e necessità comuni. Per cui è una partita strategicamente fondamentale. Stiamo parlando di qualcosa che andrà oltre questa legislatura, ma noi dobbiamo fare uno sforzo sempre di più politicamente, come lo facevamo per il punto trattato in precedenza, di ragionare, di alimentare e abitare una dimensione politica che vada anche oltre la contingenza, vada oltre la quotidianità. E qui, è su questi argomenti, e mi rivolgo anche al consigliere d'opposizione, è su questi argomenti che davvero possiamo costruire quel laboratorio comune, a prescindere da quelle che sono le appartenenze, i punti di vista, gli scontri assolutamente legittimi che si possono avere politicamente. Ma su queste partite la sfida deve essere comune. Su queste partite insieme davvero dobbiamo fare tutti uno sforzo per identificare a Petrosino, come per questo pezzo di Sicilia occidentale, quello che è il percorso per uscire da una dimensione di difficoltà e di crisi che tutti viviamo e percorrere invece un percorso e un tragitto che ci porti a migliorare la situazione. La situazione della mobilità, la situazione sociale, la situazione legata allo sviluppo della piccola e media impresa. Dentro le aree funzionali, dentro il FESR, si possono affrontare tanti tanti problemi. Ecco, e vado a chiudere, per noi è un passaggio estremamente fondamentale. Questo come i tanti altri passaggi che avranno a che fare con la programmazione 2021 e 2021-27. Per questo abbiamo partecipato sin da subito a tutti gli incontri a Palermo, a Trapani, sulla FUA. Ci siamo dentro, chiaramente ci siamo dentro come rappresentanti di un piccolo comune, ma ci stiamo e ci staremo per dare intanto un contributo allo sviluppo dell'intera area. Perché Petrosino cresce, se cresce nella logica che diceva prima l'assessora, in un'area più vasta. E questo secondo intervento del sindaco riguarda l'altro punto all'ordine del giorno, l'approvazione della convenzione per la costituzione dell'autorità urbana della Sicilia occidentale. Per chi volesse seguire i lavori del Consiglio Comunale, in questo momento sono in diretta sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito. Cambiamo argomento, parliamo del parcheggio comunale di Marsala in stato di abbandono.
Situazione di degrado e abbandono del parcheggio comunale di Marsala, soprattutto nella parte sotterranea, c'è l'incuria più totale con spazzatura e tante bottiglie di vetro. Il parcheggio ormai è diventato un rifugio ideale per i tossicodipendenti. Il sistema antincendio con le cassette di metallo aperte e le pompe ormai rovinate lasciate a terra. Dello stato del parcheggio comunale si è molto parlato in consiglio, ma fino adesso nessuna soluzione e più passa il tempo, sempre più difficile sarà recuperarlo. Canale 2, pubblicità. Audio Medical di Abrignani vi invita a provare gli apparecchi acustici più piccoli di sempre, praticamente invisibili una volta indossati. Richiedi una prova gratuita chiamando allo 0923 71 41 12 per fissare un appuntamento. A Brignani, apparecchi acustici. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala nella via Giulio Anca Omodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80 oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. www.canale2.com. È stato pubblicato il bando per l'arruolamento degli allievi carabinieri. Vediamo. Bene, per oggi è tutto, io vi rimando all'appuntamento di questa sera alle 21.30, speciale Canale 2, parleremo della situazione politico-amministrativa al comune di Mazara del Vallo con una lunga intervista al sindaco Salvatore Quinci, quindi non mancate assolutamente a questo appuntamento molto interessante. Vi ricordo che nel frattempo, in contemporanea adesso, ci sono i lavori del Consiglio Comunale di Petrosino. Vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete approfondimenti, dirette e tanto altro, ma anche i canali TikTok e YouTube. Grazie a tutti voi e buonasera.